Benvenuto, grazie, grazie mille mia. per essere passato, guarda anche se me l'hai appena fatta fuori dalle telecamere ti chiedo di, giusto per chi ci ascolta, fare una piccola intro di chi sei e un po' cosa combini in questa vita. Volentieri, sono Manuel Lombardo, un giudoca professionista della, della nazionale italiana, Professionismo, professionista in realtà si fa per dire perché il, lo sport professionistico in Italia... Eh, riguarda solo il calcio, il, il golf, il tennis e eh, forse un altro paio che mi sfuggono comunque eh, la maggioranza degli sport olimpici in Italia non sono considerati sport professionistici anche se io poi in realtà mi alleno tutto l'anno sei giorni su sette diciamo che lo fai a livello agonistico esatto, eh. poi in più... Eh, detto proprio concretamente mi pagano per far judo, quindi sono un professionista. E Come dicevo, se, se il destino della mia parte, fra pochi mesi parteciperò alla mia seconda olimpiade a Parigi. Che lì la prima l'hai fatta, è stata la tua prima esperienza in assoluto? Sì, diciamo che io ho fatto una mezza olimpiade. Okay. Nel senso, ho partecipato alle olimpiadi di Tokyo dove sono arrivato quinto. E ho vissuto diciamo, un'olimpiade atipica perché è stata un'olimpiade durante la pandemia del Covid senza pubblico, senza... Una stranissimo anche lì. Eh? tutta quell'atmosfera diciamo che io non avendo termini di paragone per me era diventata la normalità in quel periodo fare partecipare alle gare in quella maniera poi la tensione la tagliavi nell'aria col coltello al villaggio olimpico come al palazzetto però comunque ti rendevi conto che non era una tipica olimpiade comunque partecipare a una gara così prestigiosa col palazzetto completamente vuoto solo te i tuoi avversari gli arbitri e qualche Strano. compagno di nazionale sugli spalti è comunque particolare. E poi comunque ti toglie uno degli aspetti più belli che è anche comunque la, la passami il termine la gasatura che ti arriva da sentire il pubblico comunque eh, mi verrebbe a dire negli spalti no? che fa il tifo, comunque l'energia la senti della gente che sta lì con gli occhi addosso che ti sta guardando affrontare un altro uomo comunque. no. Beh diciamo che io nel mio immaginario l'Olimpiade me la sono sempre sognata con... Eh la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone di cui mi importa veramente che mi venivano a supportare anche se dall'altra parte del mondo no? quindi ritrovarsi poi a fare quella gara <ride> facendo il tampone al villaggio sì. olimpico tutti i giorni con la paura di non partecipare alla gara magari dall'oggi al domani era, era strano era. poi sì come hai detto tu sicuramente il pubblico è... È una bella variante che almeno a me personalmente mi aiuta tanto. Ma senti, processo invece per arrivare ad essere selezionato, tra quanti atleti italiani si portano in teoria? Alla, da, quanti, da quante persone è composto il team della nazionale italiana di judo? Sono allora, più per categoria di peso o una singola persona per categoria di peso? Allora, eh, il judo ha 14 categorie di peso, 7 maschili e 7 femminili. Quanti atleti porta all'Olimpiade ogni singola nazione dipende dalla bravura dei, degli atleti, perché il processo di qualificazione olimpica dura due anni ed è tramite il ranking list. I, per ogni categoria di peso si qualificano circa i primi 17 del ranking olimpico. E... Punteggio più alto guadagnato da, da come vanno i match che fai no, nel corso di quei due anni? S e sì praticamente c'è un, un circuito di gare che si chiama World Judo Tour Che comprende Grand Prix, Grand Slam, World Master e Mondiali Più i campionati continentali E ogni gara dà, dà tot punteggio Ad esempio la gara che dà più punti di tutti è il Mondiale Che okay. se lo vinci sono 2000 punti la seconda gara che dà più punti è il World Master, che ne dà 1.008, la terza gara il Grand Slam, che dà una, ne dà 1000, e poi a pari merito Grand Prix e Campionato Continentale, che ne danno 701. Okay. E praticamente la qualifica funziona: che nelle, tra i 24 e i 12 mesi prima delle Olimpiadi ti conteggiano i, il 50%. Del punteggio che vinci, quindi se vinci un Grand Slam che vinci 1000 punti, eh, ottieni 1000 punti sul ranking mondiale e 500 su quello olimpico. Okay. Perché poi il giorno delle Olimpiadi e quello mondiale olimpico si pareggiano eh, a livello di punti, no? E nei 12 mesi invece prima delle Olimpiadi, viene conteggiato al 100% sia su quella mondiale che su quella olimpica. Questo perché il ranking mondiale c'è tutto l'anno, ogni anno. Certo. E il, esattamente un anno dopo che ottieni i tot punti, vengono dimezzati. Due anni dopo, annullati. Okay. E visto che la ranking olimpica è una proiezione del giorno delle Olimpiadi, quando ottieni 1000 punti due anni prima delle Olimpiadi a qualificazione iniziata, ne ottieni 1000 su quella mondiale però su quell'Olimpica, visto che è una proiezione al futuro, direttamente 500. Okay, ok, e lì riesci a combattere in tutti i tornei o tendenzialmente selezioni sono quelli che magari ti potrebbero garantire se arrivi fino in fondo a un punteggio maggiore e fai tipo all su quelli lì? Dipende, dipende da, dalla situazione di punteggio che si ha. Eh, io ad esempio, avendo la fortuna di, di riuscire ad arrivare la maggior parte delle volte in fondo, in fondo alla gara, e cerco di arrivare alla singola gara che decido insieme alla mia squadra di partecipare. e Diciamo che cerco di andare più a colpo sicuro. Che tu, che peso sei, Manuel? Io faccio 73 kg. Tu fai 73 e il tuo naturale a cosa va in giro di solito? Eh, adesso peserò 81 kg. 81. 81. Quindi tagli parecchio poi quando si sì. approcci la gara? Diciamo che calavo gli stessi kg quando facevi 66 a Tokyo. Quindi diciamo che. Sì. Un adesso con bel... più grande comunque inevitabilmente si mette sul peso no in realtà adesso peso uguale a quanto pesavo a Tokyo a Tokyo invece calavo a 66 ne calavo 15 ah fine. eri sempre a peso tuo normale intorno Era agli 80-81 e tagliavi esatto, fino a se... ammazza perché è stato comunque una, un, un ciclo olimpico diverso quello di Rio-Tokyo è durato 5 anni è iniziato nel 2016 che io avevo 16 anni perché l'olimpiade è stata fatta tra lui e agosto io sono di dicembre e addirittura io facevo i 60 kg quando è iniziato il ciclo olimpico Rio, Rio Tokyo e sono passato l'anno dopo nei 66 kg e appunto non essendo a gara secca la qualificazione olimpica nel nostro sport ma è un percorso, io mi sono ritrovato a crescere fisiologicamente ogni anno e a scalare però il ranking. Quindi anche solo quell'anno in più 2020-2021 mi ha fatto mettere eh, 5 kg che già su... Un ragazzo di 21 anni che non è più il suo peso forma, e sicuramente non mi hanno fatto arrivare altrettanto bene. No, no, chiaro. Quindi adesso, comunque, calare 10 kg, che fossero anche 15, magari arrivassi anche a 78 kg, comunque non sarebbero 15 kg di, no, no, certo, di un cambia. ragazzo in crescita. Sì, sì, assolutamente e quindi mi sono ritrovato comunque io primo al mondo nella categoria dei 66 kg e 15 kg da calare che non sapevo dove calare ma ah, sei riuscito primo al mondo io sono arrivato all'Olimpiade a Tokyo da primo al mondo da Grande, prima testa di grazie. serie il problema è che poi mi sono fermato ai piedi del podio eh vabbè dai fa parte del gioco fa parte del gioco però bello anche primo per del mondo vuol dire aspettative alte ogni volta che anche a judo si definisce tatami no salire sul tatami sì, sì, sì. aspettative sì. alte sì, io comunque poi, tra l'altro, sono diventato primo al mondo, primo italiano a, ad arrivare primo al mondo nel ranking, eh, finora anche l'unico maschio perché mi ha eguagliato una ragazza ultimamente, e vincendo per la prima volta, sempre primo italiano a vincere il World Master, che, come ti dicevo, è la seconda gara che dà più punti dopo il mondiale, che per assurdo sulla carta. Ovviamente, variabili psicologiche a parte, è la gara più difficile che facciamo. Perché se l'Olimpiade partecipa uno per nazione e al mondiale, invece, possono essere portati due per nazione. Quindi, le nazioni più forti, che sono ad esempio i giapponesi, i coreani, i brasiliani, i russi, così, possono portare nella tua categoria di peso due atleti che potenzialmente entrambi possono vincere il titolo. Al master, invece, partecipano i i primi 16 del ranking e se i primi 16 sono 16 giapponesi tu vai a fare con i migliori al mondo no no, no certo e sì le aspettative erano tante e ti dico io da quel punto di vista l'ho vissuta bene è stata l'unica cosa che mi ha fatto vivere veramente male l'Olimpiade oltre alla pandemia che è stato il carico da 90 che però eravamo tutti nella stessa situazione sicuramente è stato il peso eh sì. adesso la vivo meglio Adesso penso solo a fare judo, eh, nel bene e nel male. Comunque, quando vado a una gara e perdo al primo incontro, non, non, non c'è tutto il trascorso che c'era certo. prima. Quindi, comunque, è diverso. Ma senti l'incontro in sé di judo invece come è strutturato? Quanti round sono? Quanti minuti? Allora, sono 4 minuti effettivi, in totale. Quindi, a a te, che sarebbe via e stop. 4 minuti effettivi, dopodiché se nessuno ha segnato un punto, che ci sono solo Bazzari e Ippon, sono il punteggio del Judo, praticamente l'Ippon sarebbe l'equivalente del KO se io schieno con forza il mio avversario, oppure per sottomissione, quindi soffocamento okay. e, e leva, come succede anche nel, nell'MMA. Chiaro se nessuno segna un punteggio e mentre il Vazzari sarebbe mezzo KO due Vazzari fanno un hippo okay. se nessuno segna un, un punto prima della fine del tempo regolamentare si va al golden score quindi il primo che, che segna un punto anche se solo un Vazzari vince Ok. ed è illimitato il golden score ok ok sono pochi i 4 minuti, mi viene da dire, però per, uh, poi magari perché non ho meno in presente il, il judo in sé. Però si riesce, cioè, mi verrebbe da dire che tante volte magari capita che vai nell'extra, no? Nel... Sì, 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 succede quasi sempre, soprattutto quando si alza a livello che magari incontri i, molti Ad esempio, la finale mondiale di quest'anno è, è finita al golden score. Quasi tutte le finali, di, nei final block, la fase finale della gara quasi tutte finiscono al Golden Score anche perché comunque ci si stanca ed è anche sì. più facile fai più errori manipare, cose capitalizzi magari più, anche su errori sì sì succede spesso poi ad esempio comunque si può perdere anche per sanzioni ci sono tre sanzioni che tu puoi prendere alla terza è come se prendessi Ippon Okay. e quindi anche quello può succedere al Golden Score se magari uno non riesce certo. a proiettare ma va tanto avanti magari tramite le sanzioni comunque l'incontro finisce e poi anche lì magari frustrazione che entra in gioco se vedi sì, che sì, non riesci a fare determinate avanti, cose più va avanti l'incontro più comunque la variabile errori fa la sua eh sì. e lì perché mi dicevi spero di andare alle Olimpiadi quest'anno perché dici sei sulla buona traiettoria, no? Diciamo. Mai dire mai. Nel sì, senso, matematicamente corna, esatto. non esatto. mancina a sfiga vicina, tra l'altro, si dice. No, Allora doppia, <ride> ecco. allora doppio. Okay. Attento. <ride> no, io non sono scaramantico, nel senso, lo sono stato, ne ho, ne ho pagato il prezzo perché, comunque, essere scaramantico è un rischio comunque che tu ti prendi perché se qualcosa non va come tu decidi che. Deve andare e ti condiziona poi comunque la gara. Quindi io cerco certo. di cambiare sempre tutto, soprattutto se la gara va bene. Se la gara va bene, la gara dopo cerco di cambiare tutto. Proprio perché poi mi voglio far trovare il giorno poi che conta, che sia un mondiale, o che sia l'Olimpiade, non condizionato da fattori esterni. E no, dico mai dire mai, perché comunque matematicamente io sono dentro, però comunque. non lo so. Chiaro, tu dici, ok, magari, never say never, teniamo le dita incrociate, sì, vediamo. Certo. E quando è che avrai la conferma definitiva poi se... Eh, se come, ti dicevo, no? come ti dicevo nel judo non, non c'è la gara secca, quindi un mese prima viene chiuso il ranking list e chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori. Ok, quindi devi aspettare fino, sì, fino a... Sì, poi diciamo che se arrivi io ad esempio ad oggi sarei anche testa di serie all'Olimpiade perché dovrei essere tra i primi 10, le prime 8 sono teste di i primi 8 del ranking sono le prime 8 teste di serie, no? E appunto io farò altri tre Grand Slam quest'anno proprio per garantirmi di essere testa di serie all'Olimpiade e non incontrare comunque i favoriti prima delle cioè, dei quarti di finale iniziale, dici, okay. quindi comunque continuerò perché sicuramente uscirò dalle teste di serie se non dovessi combattere da quell'Olimpiade però è molto difficile che, che pur non combattendo da quell'Olimpiade esca dal ranking list per quello dico che in teoria dovrei fare Parigi okay. però in pratica aspettiamo ok vabbè dai sono fiducioso però ma senti a livello quindi di altre nazionali che me ne hai già enunciate qualcuna quelli che di solito sfornano dei fighter più cazzuti cosa sono? Giappone, Russia, Brasile tendenzialmente sono sì. nazioni predominanti? Poi diciamo che eh, la Francia pure dice la sua, nella squadra maschile un po' meno, però da Tokyo è stata inserita la gara squadre che è mista, praticamente vengono Tre categorie maschili e tre femminili okay. e salta una categoria. Quindi io adesso da questa edizione da Parigi, essendo salito di categoria 73. La 73 kg fa parte del mixed team. Praticamente 73, 90 e più 100 combattono insieme alla 57. La 70 e la più 78, se non sbaglio. Ok. E le nazionali si squadrano tre maschi e tre femmine contro tre maschi e tre femmine. E la Francia è molto forte perché, nelle donne, è fortissima. Ad esempio, i campioni della prima edizione delle Olimpiadi sono stati la Francia sul Giappone ah. a Tokyo. Okay. Quindi adesso andranno, loro, no? andranno col coltellotto. Tra l'altro i giapponesi che immagino giapponesi che la a cuore queste cose. I giapponesi che su 14 categorie ne hanno vinte tipo 10-11 all'Olimpiade, quella individuale. Hanno perso la gara squadra quindi adesso tra l'altro l'Olimpiade è a Parigi. Quindi manco a farlo apposta, vanno lì con apposta, il coltello tra esatto. i denti proprio per vendetta. Quindi io combatterò oltre che nella gara individuale sempre se combatterò a Parigi eh, anche nel mixed team. Eh, poi ovviamente là subentrano le, le variabili della squadra. Ma cos'è che li crea secondo te lì li a livello di preparazione o mentalità che, che sforna veramente questi, questi fighter incredibili dal Giappone? Eh beh, sicuramente è proprio la formazione che ricevono, non tanto anche i numeri, nel senso comunque in una nazione come anche la Francia, la Francia viene fatto judo pure a scuola, l'unica tappa di Grand Slam prestigiosa insieme a quello di Tokyo, veramente prestigiosa quasi quanto mondiale, è il Grand Slam di Parigi, che tra l'altro sarà la mia prossima gara adesso ai primi di febbraio. L'unica gara in cui tu entri a palazzetto e non ti rendi conto di essere ad una gara di Giudo, perché, perché non so se conosci il Bercy che è un, un palazzetto importante di Parigi, viene, viene fatto sold out ogni edizione quasi subito quando vengono venduti i biglietti. Quindi diciamo un po'... Eh, percezione de, del judo in una determinata nazione che okay, hai avuto modo tra, di andare qualche volta lì in giappone ad allenarti a vedere anche un sì, po' sì io ogni anno ogni, ogni anno, anno la nazionale capata. almeno una volta l'anno due o tre settimane ci alleniamo là e comunque là ad esempio non è come da noi che gli atleti olimpici sono militarizzati come io ad esempio faccio parte dell'esercito là gli atleti della nazionale fanno parte tutti di, delle università come ad esempio okay. il football in america ok quindi c'è proprio un, sì, sì, una cultura dietro una cultura un approccio diversa, completamente diverso: una cultura diversa in cui è l'università che, che allena l'atleta, no? È, e poi immagino che gli darà anche tutto il supporto che gli serve e eh gli incentiva anche probabilmente a certo, proseguire certo. per quella strada, no? E poi anche le nazioni, diciamo, ex Unione Sovietica, quindi Russia, Bielorussia comunque anche, anche il buon Putin senza entrare in politica che eh, però faceva, ho visto i suoi video di lui faceva con la cintura lui, nera faceva... che va ancora delle volte dagli scolari a fargli vedere delle cose base eh, lui giudoca comunque e comunque come, come la Russia anche l'Iran eh, non lo so il Targikistan, l'Uzbekistan sono tutte nazioni che non non, non prevalgono tantissimo negli altri sport, però negli sport da combattimento sono veramente forti. Brasile è anche giudo, perché ho sentito prima che hai detto Brasile. Brasile è veramente Brasile... tutto aspetto jiu jitsu, MMA, no? No, Brasile è molto forte, tra l'altro. Quasi tutti i judoka fanno anche brasilian jiu jitsu, quindi sono anche molto bravi nella lotta a terra. E sì, la particolarità del judo è che se dovessi definirlo in, paragonandolo a un altro sport, è diciamo un misto fra lotta libera e Brazilian Jiu-Jitsu, fatto in pratica con il judo oggi. Perché, perché anche io faccio il Jiu-Jitsu, è... ma quanto c'è di componente del, della parte a terra del Judo? Cioè nel momento in cui tu mi riesci a proiettare e mi butti giù, quanto continua poi la, eh la fight nel momento in cui siamo per terra? Dipende, nel senso se io ti proietto che ti faccio Ippon, finisce. Cioè, quello che è finita, mi ha detto K.O. Quello che non succede ad esempio nel BJJ, perché se io ti proietto non so quanti punti sono, giù. ma poca roba. Sì, sì. E dipende se l'azione finisce a terra con io che ti proietto che finiamo a terra per magari mille mila ragioni se l'azione è costruttiva l'arbitro lascia lavorare a terra finché l'azione rimane costruttiva quindi, quindi ci diventa poi Jiu -Jitsu a tutti gli effetti praticamente noi abbiamo le leve solo ai gomiti non solo ai le, gomiti ok. quindi niente camiche, alle gambe per no, esempio no, 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 okay. leve, soffocamenti e anche mobilizzazioni che nel BJJ non c'è se tu tieni con la schiena a terra il tuo avversario 20 secondi e ippon ah, o 10 secondi okay, okay. questo succede per questo ti dicevo anche la lotta libera non è 20 secondi ma se tieni con le spalle a terra nella lotta libera sì, nel freestyle wrestling sono tipo 3 secondi 3 e poi secondi però tipo le spalle devono essere in una determinata maniera nel judo anche solo una spalla insomma un po' okay, più facile. È cosa che fa più ridere però, di vedere l'arbitro quando si butta no. per terra, che si mette sotto all'altezza a cercare di capire sì, sì, se la è così meno. o così che dici. Sì, vabbè. sì, succede meno, succede meno nel, nel judo. Però sì, diciamo che appunto la lotta in piedi. Tanto che infatti dopo le Olimpiadi di Londra sono state tolte le prese alle gambe proprio perché si avvicinava troppo alla lotta libera il, il judo. Un sacco di. Lottatori provenienti magari appunto come ti dicevo, da queste nazioni come Uzbekistan, Tajikistan, così e vincevano, vincevano magari le gare facendo lotta libera e basta, no? Così visto che ai giapponesi non è che andava molto a genio perché yeah. l'idea giapponese è proprio una postura sì, sì. diversa, proprio la ricerca della proiezione pulita, così sono state tolte le, le proiezioni alle gambe. Però se tu guardi. Una gara di lotta libera vedi un sacco di tecniche di Judo. E cioè, lì poi si va a mixare, cioè prendi un po'... Eh, prendi libera libera dici? Libera, libera, perché nella greco-romana non puoi toccare sotto la cintura neanche con le tue gambe, cioè sotto la vita neanche con le tue gambe. Quindi nella libera invece tutta quella componente di spazzate, tecniche di gamba, di anca, cioè, ce ne sono un sacco. Cioè, ti saprei dire un sacco di nomi di tecniche di judo che vengono fatte nella lotta libera. Però lì judo fate 100% sempre col kimono, no? Sì, sì, sì. sì. Sempre col kimono. Perché l'applicazione anche di certe proiezioni e cose la, riesci, la riusciresti a fare comunque anche senza il kimono. Però diciamo che il grip del kimono allora, diciamo aiuta tanto. Che un Judoka può fare una gara di lotta. Un lottatore non può fare una gara di Judo. Okay. Ad esempio soprattutto nelle fasi giovanili della carriera, eh, a meno succede in Italia ma sicuramente anche nelle altre nazioni così, un sacco di judoka partecipano ai campionati italiani di lotta e quasi tutti arrivano a medaglia. Io e i miei compagni di nazionale hanno fatto fino a cadetti, quindi under 18 i campionati nazionali di lotta libera sempre. E quasi tutti quelli che mi accompagnano ancora adesso in circuito se non hanno fatto primi hanno fatto secondi o comunque sempre a medaglia così ci sono delle ragazze nella mia palestra che, che a giudo non hanno mai fatto medaglia all'assoluto una ragazza e di lotta ne ha 23 na Ok, quindi... Dipende ovviamente la categoria di peso certo, dipende, tutto, dipende anche la nazione, perché l'Italia comunque non è forte nella lotta libera come nazioni, appunto, che ti dicevo, Uzbekistan, Georgia, robe così, non è competitiva a quel punto, quindi ovviamente non, non succederebbe la stessa cosa in Georgia o in queste nazioni. E infatti, da. tipo, americani invece non ce ne sono, americani in, sono fortissimi nella lotta libera, nella lotta sempre. libera sono devastanti, e lì però a judo nessuno. Magari non, qualcuno, però. Non, non particolarmente. Ogni tanto esce qualche, qualche talento, talento. Ad esempio, esatto. Kyla Harrison ha vinto l'UFC, il campionato del mondo, e arriva dall'oro da olimpico a, sì, sì. a Londra e a Rio. Due ori olimpici. E la allora, vedevo che scherzava con Harry Seudo. Ma prima di lei, Ronda Rousey. Ronda Rousey arriva da un bronzo olimpico. Comunque, diciamo. E lei, che... tra l'altro, poi lo utilizzava tantissimo anche nella gabbia. Sì, non sì, so se vedevi i suoi incontri, base, ma quando tutta era in situazione da clinch contro la parete, lei veramente, una volta che aveva preso il polso e aveva una sì, delle sì, due no, braccia la... intorno, era già garantita. Diciamo che... che il judoka non è uno, uno striker, non so se il termine è giusto, così. Non, è, non, non tira i pugni, non tira i calci, queste cose. Quindi, tutta quella parte però di contatto è, è, è pane per il judoka. Quindi, diciamo che. Un giudoka che. È, o un lottatore, perché come ti dicevo io adesso ho parlato de, dell'Italia, il paragone giudo-lotta, però ovviamente se io vado a fare il campionato assoluto in Georgia di lotta mi fanno un mazzo così, mi fanno sicuramente. E, ma in realtà anche in Italia, perché tra l'altro nella mia categoria c'è il più forte della nazionale italiana di oggi, ovvero la Francia Mizzo, quindi. Quindi sarebbero cazzi comunque. Okay. Sarebbero cazzi comunque. Okay. Però a parte lui, le Olimpiadi l'hanno fatta in due, uno a lui e poi Abraham Cognedo che invece adesso fa i 125 kg comunque non facciamo la stessa categoria di peso ecco per intenderci e comunque no c'è qualche comunque talento americano che esce ogni, ogni tot però diciamo che secondo me in America sono Po' più investono magari su, di sì, più su, su altri, altri sport. Sì, sì, sì. Ma te non hai mai pensato personalmente, invece, visto che comunque l'ambito del, del combattimento in generale lo conosci, sai cosa vuol dire prendere botte e darne? Non hai mai pensato di fare una transizione, o ha avuto un minimo di interesse tuo personale, a imparare anche magari un altro tipo di disciplina dal punto di vista di combattimento, visto che a Judo, comunque, sei già al top. Allora, diciamo che intanto partendo dal presupposto, che se fai. Le gare di il circuito mondiale di judo non puoi partecipare proprio per regole, per regolamento a nessun'altra competizione di Agonistica sport da combattimento. Di qualche... okay. Quindi, comunque potrebbe essere fatto solo post carriera, come infatti è successo per Kyla Harrison e Ronda Rousey Tra l'altro, c'è una ragazza che vedremo se non ne sentiremo parlare tra qualche anno che arriva da dal Bronzo Mondiale a, a Rio nei 52 kg, si chiama Natalia Cuzzutina, si è trasferita in America e io la seguo su Instagram, e non è arrivata in UFC però, poi non lo so, magari sono, sono gare di seconda categoria, però io la vedo invece che meno forte e vedremo se non ne sentiremo parlare anche di lei. E diciamo che io non ci ho pensato. E sinceramente adesso al altri... focus sul mondiale, sì. anzi, prima a Parigi, che ormai ci sei, no? No, no, Hai detto sì, sì. Adesso io, quest'anno, il mio unico obiettivo è l'Olimpiade. E... Ci sarebbe anche il mondiale, però mi sono posto come unico obiettivo quest'anno l'Olimpiade, quindi parteciperò ad altre gare prima dell'Olimpiade, ma sempre finalizzate a Parigi 2024. Ok. È ecco che lì, facendo sempre corno adesso senza toccarsi con la mano sbagliata, però metti che vai a Parigi, fai tutta la sequenza degli incontri che devi fare, ti porti a casa loro, a quel punto quanti, tu mi hai detto 98, quindi ne hai 25, sì. a quel punto ne avrai appena fatti o ne starai per fare 26, quindi cioè se anche nell'età che stai arrivando proprio al tuo prime sia fisico che mentale ci starebbe. Poi vabbè, io sono un fan dell'MMA, quindi avere anche atleti... Tosti che facciano la transizione e poi vadano nella UFC, secondo me è, è una figata perché, come nazione, mi sta un po' sulle palle che spingiamo poco rispetto a quando ti guardi in giro, sia a livello europeo che ancora di più quando guardi a livello internazionale. C'è il concetto del. Del, del lottatore, a prescindere che sia proprio prendimi il termine a 360 gradi, no? a prescindere che sia il boxer, che sia il judoka, che sia un lottatore di appunto lotta libera, eh, che sia un jiu-jitsu player, qualunque situazione, vedo che c'è poca, poca voglia di spingerlo a livello nazionale. No? Non, non so Secondo come me, almeno per come la vivo io, per come l'ho vissuta io negli anni, forse nel judo un po' meno, forse perché se non arte marziale forse un po' meno, però c'è una cultura sbagliata proprio dello sport da combattimento in sé, no? dove le, il lottatore viene, viene percepito come un violento, no? quindi magari anche un po' quello che culturalmente l'Italia è un po' indietro rispetto magari a un paese come l'America. Io ti dico, ad oggi, anche dopo le è impossibile che, che possa passare a... All'MMA ma come qualsiasi altro sport pur comunque ogni tanto praticando qualcosa per divertimento ad esempio ti dico un aneddoto dopo Tokyo ero proprio intossicato va diciamo da, da tutto il percorso olimpico che comunque è pesante no? e Quella cosiddetta pausa olimpica che, si, che viene fatta da quasi tutti gli atleti prima di tornare nel circuito per qualche mese. No? E io comunque mi volevo togliere di dosso quella sensazione no? proprio di, di delusione subito dopo l'Olimpiade, e tornare no? eh, con il focus su Parigi prima possibile, e il mio allenatore mi ha vietato di fare judo per, per mesi e eh, quindi mi dovevo tenere occupato e io facevo. Ah, ma almeno... se addirittura hai fatto il break dopo? No, il break d'allenamento. Io a settembre ho fatto l'Olimpiade gli ultimi di luglio, e sono tornato ad allenarmi a settembre, okay. però di judo praticamente sì. Io facevo lotta libra, brasilian Jiu-Jitsu e nuoto, okay. facevo durante la settimana. Vabbè, quindi ti tenevi comunque. Impegnato. Sì, ho fatto passato qualche mese così: ho passato, quindi, comunque non ti dico che non ci interesse, ti dico che comunque io per mettere la parola alla fine. E a, al judo prima che lo faccia il mio corpo e quindi finché sono al prime, l'unica cosa che potrebbe farmi mettere la parola fine prima del mio corpo sarebbe proprio la, la gratificazione dei risultati okay. che, che, che ho ottenuto, e ad oggi comunque non ce l'ho, e sicuramente non ce l'avrei anche se dovessi vincere Parigi. Ad esempio, eh, in Italia non è mai stato vinto il mondiale maschile di judo, sono state vinte. Cioè, saresti il primo nella storia dell'Italia a fare Io sono arrivato tra l'altro due volte in finale. A Mondiale ho fatto due volte secondo, quindi comunque è frustrante, no? E al di là di quello, comunque, sì, mi piacerebbe a me. Però, sta roba ti dà il fuoco e la voglia certo. di andar duro perché, comunque, essere il primo nella storia di una nazione ah, a fare una bello. cosa sarebbe tantissima roba. L'ho provato con il World Master. Però il mondiale ha un'altra risonanza. Quindi, oltre le olimpiade, il mio sogno: olimpiadi maschili abbiamo avuto qualcuno. Sì, c'è stato Trezio la... Gamba, Pino Maddaloni e Fabio Basile. Okay. Io parlo maschile perché maschile, invece, sì, nelle sì. donne è stato vinto il mondiale. Olimpiadi nel giudo ne sono state vinte tre. Invece, mondiali eh, non è mai stato vinto da nessuno. Come ti dicevo, per assurdo, sulla carta, il mondiale è più difficile a livello di iscritti perché essendo eh appunto sì, le olimpiadi portano più persone per, esatto. eh, per nazione mentre comunque ovviamente l'Olimpiade è l'Olimpiade quindi subentra tutta la componente psicologica e, e, e comunque i più forti del mondo ci sono comunque la nazione che magari ne ha ne ha due al top eh, eh, li porta il più forte ad esempio certo. eh, l'Olimpiade di Tokyo io eh, ho fatto il mondiale un mese prima e la finale l'ho persa con un giapponese che non ha fatto l'Olimpiade. Okay. Cioè lui da campione del mondo in carica non ha fatto l'Olimpiade, l'ha fatta l'altro giapponese. Che l'ha vinta l'Olimpiade. C'è cioè, un livello assurdo no. in una nazione come il Giappone, capisci? Che lì c'è qualcuno della tua categoria di peso che conosci? Quindi non ti parlo di affronto i giapponesi, ma affronto Manuel, affronto Giorgio. C'è cioè, cioè quell'avversario uh, quell che, che hai come pallino per qualche motivo. Che forse perché proprio rispetti anche tantissimo le sue skills le sue capacità come, come lottatore, che però ti piacerebbe affrontare e massacrarlo. Eh, ti dico guarda io cerco di non, eh, di, non eh, di non fare almeno per come l'ho vissuto io in passato questo errore no? nel senso eh, ci sono degli atleti che giudoisticamente mi danno fastidio nel senso eh, proprio come, come stile di, sì, sì, di, di combattimento, combattimento cioè. no? così ci sono quelli che mi danno fastidio così. però cerco sempre di, di vedere al di guardare al risultato più che al più che all'avversario, anche perché a differenza dell'MMA, il judo è un insieme di incontri, la gara, no? Cioè se fosse. sarebbe più fattibile se fosse come nell'MMA che io l'incontro da preparare, no? Mentre nel judo, comunque. Io posso farmi un'idea delle tesse di serie prima della gara di chi posso, potrò incontrare guardando il ranking list magari ai quarti di finale. Però, comunque già tutta quella parte prima di tutte le fasi eliminatorie. E lo posso sapere solo il giorno prima che escono i sorteggi. Tra l'altro, io i sorteggi Che non sono mai incontri scontati. Che non sono mai incontri cioè, facili. Comunque esatto. il livello è uguale dal primo in ranking al diciassettesimo. Sì, sì. Quindi io cerco sempre di, di vivere. Proprio per questo, io, ad esempio, non guardo mai il sorteggio fino al giorno della gara. Cerco di entrare in gara mentalmente il giorno della gara. No? Tu dici: So quello che, che so fare, so come mi sono preparato a prescindere comunque da che è Comunque ci conosciamo tutti. Non è che. Sì, cioè, ci sarebbe una sorpresa di chi no, è questo qua non l'ho mai sentito in mente. Me mia il lavoro anche del, del tecnico che ti accompagna quindi anche fosse comunque c'è il tecnico che, che studia gli incontri per te però almeno per come vivo io ogni singola gara io cerco di addirittura ultimamente nell'ultimo anno negli ultimi mesi mi trovo molto bene cerco di entrare in, in gara psicologicamente solo all'arrivata al palazzetto cioè, poi la, il sorteggio lo guardo la mattina, no? Okay. Però per dire già solo in termini di playlist, la musica che mi ascolto, così cerco di tenermi rilassato e ascoltare la musica come se fossi a, sia a bordo piscina finché non arrivo al palazzetto. e questa è una cosa che volevo chiederti: che chiedo eh, sempre: c'hai se perto qua l'aspetto psicologico pre-gara, proprio come lo approcci no? Se c'è una cosa che ho imparato eh, durante la mia carriera, è che eh, noi abbiamo un limite di energia anche mentale oltre che fisico nel senso appunto che soprattutto essendo lunga la gara di judo non essendo il singolo incontro che tu vai a preparare inizia magari alle 9 del mattino e finisce alle 7 di sera e comunque risulta impossibile eh, rimanere con la sognaia dell'attenzione al top uguale, certo. per tutte quelle ore sì. hai capito? Quindi la cosa più difficile è imparare ad attivarsi, che quella per assurdo fra le due cose rimane più facile rispetto invece a cercare di spegnersi. No? Io cerco di attivarmi poco prima del riscaldamento, proprio perché cerco di conservare proprio quelle energie mentali che mi devono accompagnare fino a fine giornata. Mi è successo un sacco di volte di arrivare ai final block perché dopo le fasi preliminari c'è sempre una pausa di magari 2 3 4 ore soprattutto alle Olimpiadi perché le Olimpiadi è una gara un po più corta essendo in pochi quasi sempre il massimo di incontri che viene fatto se siete salite serie 4 anche okay. se non lo sei e 5 un mondiale può succedere anche che fai 6 7 incontri comunque inizi la gara prima e la finisci dopo il mondiale magari inizia alle 9 l'olimpiade io la gara l'ho iniziata alle 11:30, è già diversa okay. comunque no? e e no quello che mi è successo è arrivare dopo la pausa dei a block che pur facendo tutte le cose che so che devo fare per riattivarmi mentalmente non riuscivo a tornare sul pezzo no? ok cioè, avevi perso ti accorgi, e ma... cioè, sì. ti accorgi che non hai quella soglia dell'attenzione che dovresti avere pur con pur comunque essendo concentrato, non è una questione di distrazione, è proprio una questione di... No, no, ma ho capito benissimo. Avere quell'elasticità mentale che va allenata, nel senso... Sì, sì, e poi fare lo switch e stare sul pezzo sì. solo in quel momento esatto, in cui effettivamente poi sei... Se invece rimani, cerchi di rimanere concentrato tutta la gara, arrivi a un punto in cui non ce la fai più e poi quando non ce la fai più non, non, non riesci a tornare indietro. E al tuo angolo invece durante la gara a chi è, che è permesso stare? C'è il tuo coach? Sì, eh, c'è un coach che tra l'altro è eh, più una figura di supporto morale più che tecnica perché poi meno, come, come la vedo io ma è più, quasi una cosa oggettiva una volta che sali sul tatami siete contro l'avversario e quello okay. che fate è fatto non è che tipo... Insegnare per assurdo sì, sì. una tecnica o dirti un po cosa fare, per te, non poi, può combattere momento. per te. In più, tra l'altro, il tecnico non può parlare durante l'incontro. Ah, vedi come ti dicevo. Eh, sono 4 minuti effettivi con Agime e Mate, che sarebbe via stop. Tra un Agime e un Mate, che dura pochi secondi, può parlare, ma solo in okay. quel frangente, capito? Non è che in un frangente di pochi secondi mi cambi completamente l'esito della, è... certo. Non è quello. però dico c'è solo una persona giusto che una persona, a cui c'è la possibilità coach di stare di sedersi alla, okay. alla tua sedia. Ok. Mentre tendenzialmente il tuo team con cui ti alleni settimanalmente, cosa hai? immagino a bordo? Hai coach tuo principale, qualcuno che si occupa per la preparazione fisica, tutta la parte di strength e conditioning. Sì, io ho un, uh, il mio coach che tra l'altro è il fratello del coach della nazionale che mi segue in gara okay. e poi ci sono tutte quelle figure che gravitano attorno alla nazionale dal centro medico con la fisioterapia al medico che comunque vengono in gara e ti seguono passo passo durante tutta la gara qualsiasi cosa hai bisogno e poi io ho a disposizione da parte della nazionale un dietologo piuttosto che uno psicologo dello sport che io ho scelto di, di seguirlo per conto mio ad esempio io a gennaio di quest'anno ho iniziato a, a, ad andare da uno psicologo dello sport fuori dalla nazionale perché è una cosa che ho voluto rendere più personale possibile, no? così. perché io ho, un, eh, ho avuto anzi un, eh, un problema, chiamiamolo così, che io fino a, a dicembre di quest'anno, quindi stiamo parlando un mese fa, sono fatto un sacco di medaglie d'oro, medaglie d'argento e quinti posti, ho fatto ho il 100% di riuscita di arrivare nella fase finale della gara tra mondiali e olimpiadi, i final block, ma il 100% di, di sconfitta prima di arrivare sul block. Podio. Okay. hai capito? Cioè sì. io ho fatto il mio primo mondiale senior nel 2019, che ho fatto quinto. Ho superato le fasi preliminari, sono arrivato nella medaglia per il bronzo che si, noi non abbiamo il quarto posto. Ci sono due terzi e due quinti. Tu combatti il terzo quinto posto. ok e A Tokyo appunto 2019, il mio primo mondiale senior, sono arrivato quinto. E nel 2020 non c'è stato perché c'è stata la pandemia. Il mondiale, subito prima delle dell'Olimpiade, sono arrivato ai Fana Block nella finale per l'oro e l'ho persa, ho fatto secondo. Okay. Poi nel 2022, dopo l'Olimpiade del 2021, sono passato di categoria di peso. Al mio primo mondiale nella nuova categoria di peso sono arrivato a giocarmela per il bronzo, il terzo quinto, ho fatto quinto. E quest'anno sono arrivato invece nella finale per l'oro e ho fatto secondo. Ok. Quindi, io, Quindi con, mi serve qualcuno con, con cui avere magari un confronto. E e... questi mondiali, le Olimpiadi sono arrivato a fare a block terzo quinto, ho fatto quinto. Quindi ho fatto cinque gare dove sono arrivato eh, in, in, alla fine eh, però sul finale è successo qualcosa e lì secondo te com'è che ti può aiutare magari a capire se è più un aspetto mentale io ti dico mi è successa la stessa è ancora più evidenziato perché si parla di mondiali e olimpiadi però anche in termini di circuito mondiale quindi Grand Slam, Grand Prix, World Master tutte le gare che, che fanno parte del circuito io uguale Avevo solo oro, argento e quinto. Quindi io sono andato a gennaio dopo aver fatto quinto al mondiale nel 2022 e ho detto devo cambiare qualcosa perché pure se io non mi accorgevo, non mi accorgo tuttora che, che ci sia un problema, no? Statistica alla mano vuol dire che c'è un problema perché se, se continuo a perdere i final block che però eh, invece questo mondiale Olimpiadi invece Grand Slam, World Master, che sulla carta è la gara più difficile, li ho vinti, vuol dire che c'è un problema magari che non c'entra niente dal punto di vista tecnico. Io ho detto io da qua all'Olimpiade di Parigi devo vincere una medaglia di bronzo. Se non mi ci ritrovo a combattere per il bronzo è un altro paio di maniche, ma io da qua all'Olimpiade se arrivo un terzo quinto, almeno una volta devo vincere un bronzo, il primo bronzo della mia vita. È successo che Subito io sono andato nel. Ho, ho iniziato questo percorso a gennaio dell'anno scorso, ho fatto poi un Grand Slam in Turchia ad d'aprile, l'ho vinto. Poi ho fatto il mondiale che invece li ho persi, il cioè Fenal Block, però è stato più un episodio più che uno può dire: cioè, hai sbagliato tu da un punto di vista mentale, così è stata una decisione arbitrale in cui sono stato squalificato perché ho toccato la testa durante la mia proiezione. Vabbè. Una cosa che non viene capita bene neanche da un punto di vista giudistico, quindi è inutile soffermarci troppo. Comunque, nulla che c'entrasse con l'aspetto psicologico. E poi, dopo il mondiale, ho partecipato all'Europeo a Montpellier in Francia, che ho perso. E poi ho fatto insieme a quello di Parigi l'altro Grand Slam che è il più prestigioso del circuito, quello in Giappone a Tokyo, tra l'altro prima volta che ricombattevo a Tokyo dopo l'Olimpiade e dopo che le uniche due volte che avevo combattuto a Tokyo era stato per il Mondiale dove avevo fatto quinto e l'Olimpiade che avevo fatto quinto mi sono ritrovato a combattere per il terzo quinto. Ho fatto questa medaglia di bronzo, è arrivata finalmente questa medaglia di bronzo, quindi almeno un sassolino da qua a certo. Parigi me lo sono tolto. Ok, no, vabbè ci sta, cioè alla fine avere il, il supporto sotto ogni punto di vista, almeno per arrivare lì nella condizione migliore possibile, no? Cioè dici non solo da un punto di vista di preparazione tecnica e tattica che fai quotidianamente in, in palestra, ma anche magari che ne sai, no? parlare con una persona con un parere esterno che non c'entra niente con il team o i tuoi cari o i tuoi amici che magari veramente ti fa vedere le cose da una prospettiva che magari anche tu non avevi mai avuto modo di vederla no? Che ne sai che magari è una sì, diciamo cavolata che, così? No è vero sono completamente d'accordo diciamo che io ci sono andato dopo che oltre a quel quinto che avevo fatto nel mondiale in Uzbekistan altre due o tre gare dove e mi ero fermato ai piedi del podio che avevo proprio perso, quindi ci sono andato in un momento di grande frustrazione, no? in cui ho detto io devo cambiare qualcosa, non posso arrivare la stessa persona che è arrivata a Tokyo. Chiaro. Questo era il mio principale obiettivo, guardarmi indietro dopo Parigi e dire quello che potevo fare l'ho fatto, non, non sono stato a, a fare le stesse cose. Eh, nello, non sono rimasto fermo nello se stesso modo. un miglioramento, ero, no? una crescita, comunque. Non per forza. Comunque, cambiare, guardare, cambiare schema. No? Quindi, diciamo che anche solo iniziare questo percorso mi ha, mi ha fatto salire anche solo più leggero. Perché, comunque, quando fai tutto quello che è in tuo potere per raggiungere un risultato, comunque, ovviamente se non lo raggiungi. La brucia. frustrazione c'è lo stesso. È. Ad esempio, io sono iniziato ad andare dallo psicologo dello sport per non perdere i block Dopo pochi mesi ho fatto il mondiale e <ride> ho fatto secondo. Quindi non dico che non è frustrante, però, comunque te ne fai una ragione: no? Chiaro, sì, sì. se io poi sai di, dato, di aver dato il 100%. Io se c'è una cosa che, che voglio fare per Parigi. E arrivare la miglior versione di me poi ovviamente quello che succederà è fuori dal mio controllo eh sì. oh, ultima domanda poi ti lascio andare senti ma ti erode di più la sconfitta mm. o è maggiore la goduria di una vittoria cioè tra le due com'è comparabile la situazione eh, dipende dalla sconfitta e dipende dalla vittoria eh, se se parliamo di 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 gare veramente. Importante sì, ti parlo palcoscenico più importante. Eh, se io avessi alle spalle già un, un loro mondiale, non sarebbe la stessa cosa. Il mondiale dopo, andare a perdere al primo. Quindi, ad oggi, che quel mondiale ancora non l'ho vinto, è peggio la sconfitta, peggio che, la sconfitta. che vincere la. Eh, vale un po' per tutti, mi danno più o meno tutti la stessa risposta. Cioè, anche perché poi la vittoria dice: Ok, ho fatto quello che dovevo fare, cioè, molti la vivono come questo era il mio obiettivo fin da subito, quindi era, era il punto che dovevo raggiungere, mentre la sconfitta non faceva parte del piano no? nell'arrivare certo. a raggiungere l'obiettivo. Quindi ci sta, capisco. Poi vi lascio tornare che vi dovete mettere in macchina. Ti ringrazio un sacco per essere passato grazie a te e guarda male. in bocca al lupo senza fare corno a toccarci per la scaramanzia teniamola viva comunque per, per le Olimpiadi dai speriamo facciamo perciò, tutto speriamo. quello che è nostro potere esatto Quindi un paio di corno in più male, esatto, non, fanno. male non fanno grazie ancora